Ma alla fine, come dimenticarsi della grandissima botta che mi ha dato Norris, il mio attuale compagno di squadra, se poi ci pensiamo bene, proprio nel terzo settore quando ormai ero davanti e potevo andare via. Potevo fare qualche punto, potevo fare qualche punto, potevo fare decisamente meglio della posizione in cui siamo arrivati, però alla fin fine mi ricordo più di tutti quella botta che abbiamo preso dalla McLaren di Norris. E anche il duello con Sainz. Insomma, no, ci siamo divertiti quel Gran Premio di Abu Dhabi. Sappiamo che qui vanno tutti veramente molto forti. Bisogna usare tanto i cordoli per cercare di arginare un po' questa cosa qui. Si possono utilizzare perché qui è una pista di cordoli, effettivamente, almeno nel nostro mondo, ecco, nel mondo reale, nell'altra prospettiva le cose sono un pochino diverse. Però che botta, no, ragazzi. Norris da licenziare proprio. Salve a tutti cari Rincos e ben ritrovati qui con l'ultima puntata della seconda stagione, non vi preoccupate, con la Tatum e con Jules la staccata insieme a Lando Norris. Attenzione ragazzi perché la classifica parla chiaro, siamo al quarto posto a meno 14 punti da quella incredibile Renault che ormai tutte cose ha fatto, qualsiasi cose. Ha fatto qualsiasi cosa, qualsiasi cosa, qualsiasi, ragazzi, davvero. Sono in live su Twitch in questo momento, quindi vi stanno anche salutando le persone. Purtroppo non vedrete i commenti, però vi stanno salutando. Per chi non era in live con me su Twitch martedì sera dalle ore 20:30, come potete vedere, siamo in quarta posizione nella classifica piloti e siamo a 8 punti da Charles Leclerc, da Carletto. Potremmo addirittura, chissà, andare a prendere il terzo posto, sarebbe un qualcosa di epico, incredibile. Ricordiamo che la Tatum non è stata solo guidata da Jules e da Lando, ma anche da Sergio Perez, che però non ha fatto grandi cose. Stava facendo comunque forse meglio dello stesso Norris. Il problema è che non ha voluto rinnovare. Non ha voluto rinnovare. Maledetto, maledetto davvero lui. Comunque sia, per chi sta seguendo chiaramente il video su YouTube, in descrizione trovate anche il link di Twitch ed il canale Instagram, comunque il profilo Instagram, se volete andarci e dare uno sguardo, diciamo. E inoltre vi dico anche che se volete è uscito un video che racconta personalmente della mia esperienza generale quando faccio video, quando non faccio video, quando le cose non vanno bene e quando le cose invece sono troppe da fare, insomma, varie cose ragazzi. Forza Charles, scrivono nei commenti, questa è una cosa molto bella. Charles, cannone su Charles alla prima curva, quindi qui diciamo che vogliono un po' di casino, un po' di bordello. Abbiamo 1100 punti di risorse, ma sapete quello che andiamo a fare. Andiamo a mettere una croce su tutti i cambiamenti per l'anno futuro. Poi non so se sta tuonando o se c'è un casino, un frastuono che stanno facendo David ed Enzo, sinceramente, perché io abito insieme ai due piloti Ferrari eSports e io sono uno dei coach praticamente. 188 punti risorse, va bene, dai, va bene, diciamo che va abbastanza bene. Sto riacquistando la vista, per chi è qui su Twitch sa bene, per chi è su YouTube ve lo racconterò successivamente. Direi che adesso possiamo lanciarci nelle prove libere. Prove libere che vedranno in live, ragazzi, che sono qui su Twitch con me. 14 milioni abbiamo e attenzione perché le cose vanno fatte bene. E chi se ne intende di fantacalcio? Beh, ragazzi, dai, lo dico anche per quelli di YouTube. Da quando uscirà FIFA Al 21? momento non hai nessuna rivalità. Prima o poi la stampa ti chiederà chi consideri come tuo rivale. Pensaci bene prima di scegliere, perché guadagnerai fama se riesci a batterlo, ma ne perderai altrettanta se non riesci nell'impresa. Basta Bottas, oserei dire, basta Bottas. Da quando uscirà FIFA 21 farò delle live su Twitch anche su FIFA, ma carriera offline, non andrò online. Se vado online vado con amici, ma comunque carriera offline. Con il Salford City, ragazzi. Ci siamo, ragazzi. Andiamo, 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 andiamo. Dunque, questo qui è proprio un dietro le quinte, bello e buono, che tanti di voi mi hanno chiesto di fare. Allora, io ho preso le tribune acque minerali, ragazzi, per quanto riguarda Imola. Io appena ho visto che erano disponibili acque minerali, ho detto subito, mi sono fiondato. Andiamo.
È buona. No, ragazzi, tutte le difficoltà sopra il 100, ma anche sopra il 90 sono piuttosto buone, eh. Solo che da 109 a 110 c'è un balzo di 2-3 decimi. Spingendo anche troppo. Ok, dai. Ok, taglio dell'A1 passato. Mamma mia, ragazzi, che fatica. È stato un po' difficile, è stato un po' difficile. Ok, 31 e 2, 3 decimi da Nando. Qua vanno veramente molto forte. Minuti alla fine della. Ah, P11. Va bene, dai, va bene comunque. Primo con le gomme medie, va bene. È un decimo. Forse l'ultima curva potevamo far meglio. Però un decimo, dai, va bene. Va bene, ragazzi, va bene. Siamo undicesimi, cazzo, va bene. È la pista. È un'altra pista dove vanno fortissimo. E attenzione. No, con. No, porca vacca. Dov'è? No, Ricciardo decimo. No, potevamo buttare Ricciardo fuori, ragazzi. Potevamo buttare Ricciardo fuori. Ma va bene così. Va bene così, va bene così, va bene così. Ok, dai, ragazzi. Concentriamoci perché adesso ci è la gara.
siamo arrivati al circuito Yas Marina per assistere all'epilogo di questa scoppiettante stagione. Pensate, in tre delle prime quattro edizioni del Gran Premio, il pilota in pole non è mai riuscito a tagliare il traguardo da vincitore. Al contrario, le ultime edizioni sembrano non portare più tanta sfortuna. Trovarsi tra le prime file qui significa vittoria garantita. Diamo un'occhiata alle posizioni sulla griglia di partenza. L'ottimo lavoro di Valtteri Bottas in qualifica gli è valso la pole position. E al suo fianco c'è Lewis Hamilton. Nel resto della griglia invece Ricciardo, Ocon, Lando Norris e Leclerc, Verstappen, Vettel, Sainz e Alexander Albon, il pilota proprietario, Stroll, Nobuharu Matsushita e Kiat, Gasly, Raikkonen, Kevin Magnussen e Antonio Giovinazzi, Russell, Schumacher, De Vries e Nicolas Latifi. Chissà chi tra questi talentuosi piloti riuscirà a prevalere oggi. Ultima gara della stagione, buon divertimento. Sono terzi e quarti i piloti della Renault, ragazzi. È impossibile. Dobbiamo recuperare 14 punti e siamo dietro con tutte e due le vetture. Ma dai. Va bene. Allora, ragazzi, partiamo con gomma media. 7 giri. 7 giri. Ho i miei dubbi. 8 giri e 6 è meglio, perché qui secondo me le gomme soft faranno un po' di fatica. Ovviamente dobbiamo farvi vedere il setup che ho utilizzato, ragazzi. 3.8 di ala è molto stabile, sinceramente. Mi trovo veramente molto bene. Con 2.8 inizia ad avere molto sottosterzo. 50-53 di differenziale. Differenziale di rilascio acceleratore, avendolo un po' più sbloccato rispetto al solito, ci permette di far un po' ruotare la macchina quando non si accelera. Ovviamente campanatura e convergenza sempre le stesse. 2.6, 2.6, 2.3. Stavolta altezza mettiamo un po' di più, perché il T3 è pieno di cordoli veramente assassini. Solita roba per quanto riguarda la pressione dei freni e le gomme. Quindi, ragazzi, ora ci lanciamo nel nostro giro di ricognizione. Partiamo undicesimi, non è male, non è per niente male. Ultima gara della stagione per Jules. Ultime emozioni per questa livrea anche, che cambierà naturalmente. Alcuni di voi mi hanno chiesto: ma perché non metti una livrea personalizzata con degli sponsor reali? No zainetto, Pineit, Pineite o Sunburst. Ragazzi, vorrei, è stata una bella idea quella che mi avete dato. Il problema è che io con questo account gioco online, e se dovessi anche modificare un piccolo parametro della livrea di una vettura, purtroppo non posso più andare online, giocare online. E a me questo account serve per giocare con voi su Twitch, per anche utilizzarlo per eventuali gare, perché potrei utilizzare un altro account, però non va molto bene. Ah sì, il DAS. Ah no, non ce l'ho io. Mamma. Allora, sarà una partenza importante, occhio, perché potremmo anche rompere l'ala e finire subito la gara. Purtroppo può succedere, non siamo mai stati molto fortunati in situazioni del genere. Dato che ci sono, scusate, ma è vero, non ho visto che per chi vuole fare una sub, ovviamente dovrebbe avere anche la possibilità di essere inquadrato su YouTube, ecco. Però ringrazio comunque tutti i ragazzi che si stanno followando in questo momento, ma anche prima. Siete super, siete tanti. Grattiamos. Testamos per iniziare il Gran Premios. Proviamo a fare una telecronaca stile YouTube, E a volte succede che prima ancora di partire canno il modo in cui dico siamo pronti per partire, e riavvio in quel momento, perché io non mi piace la mia intro, quindi potrebbe succedere anche adesso. Detto questo, bando alle ciance. Gli altri piloti ci siamo. Si stanno posizionando lungo la griglia, porta pazienza e attendi i semafori. Dovremmo fare una grande partenza, ragazzi, una grande partenza. Dai che ci siamo. Attenzione! Via!
non è male lo spunto, non è male lo spunto. Occhio, perché Albon è partito a bomba, non è partito per niente male. Mentre c'è... c'è Vettel qui, non è proprio il massimo, non è proprio il massimo star lì con queste gomme, purtroppo soffriamo tanto. Ok, 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 manteniamo la posizione, manteniamo la posizione. Non era facile, non era facile, ma attenzione perché abbiamo qui la possibilità, sì, la possibilità di farlo all'esterno. Solito attacco alla Joule, solito attacco alla Joule. Ok, ok, ok. Ok, ok, va bene, va bene, va bene. Attenzione perché ne hanno sul dritto, ne hanno sul dritto. Racing Point. Oh, Seb. Allora, questo non me l'aspettavo. Ok. Bel primo giro, continua. Otteniamo una posizione. Non siamo velocissimi sul dritto, eh. Non siamo velocissimi sul dritto. Ok, ok, va bene così, va bene così. Con queste gomme dovremmo far fatica adesso. Se riusciamo a tenere la coda di Alexander Albon, siamo un po' su una buona barca. Sto dicendo marca. Beh, marca sì, Aston Martin, quasi quasi. Che mi ruberà il colore l'Aston Martin, eh. Mi ruberà il colore. Ruberà il colore alla Tatum. Mentre Valtteri Bottas è in testa al Gran Premio. Le due Renault sono terza e quarta sempre, quindi non hanno perso e guadagnato niente. In questo caso, meno male che sono partite male durante la stagione, perché altrimenti sarebbero andate anche davanti alla Ferrari. E poi attenzione perché c'è il mercato piloti, eh. Mica si scherza con il mercato piloti. Proviamo ad avvicinarci ad Alexander, ad Albono. Vediamo se ci avviciniamo ad Albono. Sì, non siamo lenti sul dritto. Non siamo più lenti sul dritto, ok. Non so, ieri, cioè prima, il giro prima hanno avuto il partimoto, qualcosa del genere, perché non siamo affatto lenti sul dritto. Partimoto, eh. Dai, dai, dai. Albono, Albono. Anzi, vedi di andare a prendere Sainz, va? Ok, questo è il taglio. Ed è il primo. Lo abbono. Avremo il DRS, questa è una cosa molto importante. Risaliremo. Risaliremo la china o la Abu Dhabi in questo caso, perché la china, ovvero la Cina, l'abbiamo già passata. Non so quanto hanno girato perché ero troppo concentrato. Che è consentito solo nelle zone DRS e quando sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te. Ragazzi, il cuore di Jules è servito per guadagnare un punticino a San Paolo, in Brasile. Ma qui adesso le cose sono diverse, difficili. Qui, ragazzi, Norris finalmente sta facendo quello che avrebbe dovuto fare nel Gran Premio passato. Volevo star davanti. Però purtroppo davanti ci sono le due Renault. Sono comunque tanti punti, ragazzi, quelli che stiamo per prendere. Tanto siamo con due Tatum ancora a punti. Più che altro ho paura che qualche pilota non voglia venire da noi, perché siamo arrivati solo quarti nei costruttori. Che è una cosa che mi manda in bestia. Capisco, eh. Alcuni piloti, però. Vediamo. Dobbiamo andare avanti così, ragazzi. 4 e 1. Contro il 34 e 9. Consigliamo di passare al mix 2. Carburante al mix 2. Un
Allora, perché loro allungano nelle curve veloci dove facciamo naturalmente fatica. Attenzione perché qua siamo vicini, eh. Vediamo un po', dai, dai. Dobbiamo iniziare ad entrare in azione. Tre decimi. Motore, ok, e ok. Attenzione. Ma no, siamo troppo lontani. Mentre c'è Norris che sta facendo da tappo, chiaramente da tappo. Ah, perché è la macchina che non ce la fa a un certo punto, purtroppo. Speriamo che non lascia andare via nessuno, però. C'è il trenino Norris, ragazzi. Il tre Norris. Un nuovo tre Nord. Mi dissocio. Ok, andiamo. 35 e 4. I tagli sono su normale, ma ho tagliato solo una volta. Da rigoroso che mi avrebbe dato il taglio, altrimenti sono tutto assolutamente legit, ragazzi. Qua si può tagliare tanto sui cordoli, eh. Qua si può tagliare tanto. Naturalmente, per chi non l'avesse capito, e mi sembra strano, però per chi non l'avesse capito, sono in live su Twitch. Conosco il gioco da una vita, quindi tutti i giochi di Chrono da una vita. So bene quando taglio e quando no. Brutto doverlo ribadire ogni volta, ma non dico al ragazzo che me l'ha chiesto, eh. Ha chiesto e basta. Però dico, le due Williams sono stra in fondo, ragazzi. Addirittura le assi sono troppo avanti rispetto al normale. Siamo lì, siamo lì, siamo lì. Stiamo scalpitando, stiamo scalpitando. Siamo lì, ragazzi, siamo lì. Iniziano a vedersi le gomme medie di Jules. Dai, ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme morbide. Dai, dai, sì. Bella questa. Mamma, ci ho fette sempre a pressare, io comunque. Vengo disturbato tantissimo dall'aria sporca. Buona qua, perfetto il taglio, perfetto. Le ruote erano perfettamente in pista. Ok. Ah, è lontano quando si tratta di andare a prenderlo. Ah, quell'accelerazione lì finale che mi dà. Non ci si può far molto, ragazzi. Faremo un undercut pazzesco adesso se dovessimo rientrare. Ma no, meglio di no. Un prossimo titolo, si spera. Dovremmo puntare in alto. Proviamo adesso, ragazzi. Proviamo adesso. Proviamo adesso. Proviamo adesso. L'ho scelto un po' all'ultimo, quindi non vi ho detto nulla, ma... No, no, perché? Vabbè. Fai attenzione.
attenzione alle gomme adesso. Devi siamo rimasti, siamo nella stessa posizione di prima. Ok, adesso abbiamo un grande grip iniziale. È un po' presto, sì. Però vogliamo, vogliamo fare dell'undercut. Si sarebbe dovuto fermare presto in realtà. Prima in realtà Lando. Dobbiamo provare, ragazzi, dobbiamo provare. Dobbiamo avere un grip spaventoso adesso. Peccato per tutto quel traffico. Vettel l'abbiamo liquidato. Upsia. Ma qui non bisogna provare l'attacco. Lando è rientrato ai box. Lando ai box. Lando è a rischio, ragazzi, Lando è a rischio. Leclerc. Perché lo sapevo che rimanevo qui, porca vacca. Ah, in realtà guadagno una posizione però. Tu Sainz. Devi utilizzare il pulsante del sorpasso. Vieni qua, buono. C'è molta energia da usare. Dove vuoi andare? Dai, il buono. Andiamo. C'è Carletto davanti. Senza sosta, senza sosta, senza sosta. Madonna. Sono andato talmente tanto veloce che ho dovuto rallentare. Potevo passarlo anche in quell'altro modo tra un po'. Di Daniel Ricciardo. Potremmo fare molto bene anche noi. Okay, distanza dal compagno di scuderia 1,8 secondi. Dai, dai. Oh, al limite qua, mamma mia. Sentita, eh. Ho sentito perdere un po' il posteriore. Ho fatto la correzione per non andare troppo sul cordolo. Che hanno il DRS, al DRS, Charles. Alla prossima, prossima. Adesso. Come cavolo è possibile? Cazzarola. Non riesco, non riesco, ragazzi, non riesco. Non riesco. No, no, non c'era spazio all'esterno, l'avrei dovuto provare, ma non c'era spazio. Avrei voluto provare, ma non c'era spazio. Qua usiamo Hertz per altri 5 giri.
Esce veloce. Ghost, lo so, devo partire con molta meno benzina. Posteri, larga sentenza. Tardo, larga, non mi ricordo come si dice. Purtroppo I have balls, ma non sono di cristallo. Dobbiamo usare tutto l'ers. È incredibile quanto va forte sul dritto. Lo so. Non è così nella realtà, lo so. Non ce la facciamo. Salutiamo Seb per la citazione. Sudando davvero tantissimo, ragazzi. Stiamo accorciando le distanze sulla vettura davanti, ma ricorda che dobbiamo arrivare alla fine della gara con questo treno di gomme. Purtroppo devo anche stare attento al mix carburante. Allora, è più probabile in questo momento che Charles attacchi. Max. Non posso consumare benzina perché altrimenti va il surriscaldamento del motore, vado più piano. Perché sono appiccicato quello davanti. Porca vacca, oh! Intense. Ok, riproviamo. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Più lontano adesso, Charles. Più lontano, Charles, più lontano. Ma si avvicina sempre in questo settore, mannaggia. Porca vacca, oh. Pazzesco, non riesco a prenderli, non riesco. Non riesco ad arrivare nemmeno a un punto dove posso incrociare con Charles. Purtroppo le mie gomme adesso iniziano a faticare, eh. Ovviamente. Vabbè, oh, pazienza. Il carburante è al target più 1, puoi passare a giri del motore superiori. È una gara strave movimentata. Voglio mollare. Jules non si accontenta. Anche perché vede Lando davanti. È vero, poi però. Poi mi ricordo che gli ultimi 2 giri li aveva il doppio. Ed è un casino per noi. Quindi il distacco dal tuo compagno avanti a te è. Per farvi capire, ragazzi, 4 secondi dati addietro, ritmo indiavolato il ritmo. Occhio a Max che è pressato da Charles. No, non ho penalità. Wow, che sofferenza.
c'è addirittura una Renault davanti a una Renault davanti a una Mercedes. Taglio, scusate. Vabbè, tanto poco da dare, questa gara ormai Jules non ha più niente da dare, purtroppo. Abbiamo provato, ragazzi, abbiamo provato a fare funzionare questi soft un po' di più e avremmo potuto passare Albon, ma siamo rimasti bloccati ai box per far passare appunto Albon. Abbiamo carburante a sufficienza per altri due giri. Sei all'ultimo giro. Perché Briatore con Petro? Il campionato ormai è già deciso. Riesco davvero anche di girarmi. Ultimo giro, ragazzi, ultimo giro di gara per Jules in questa stagione 2. Se ne va via con un ottavo posto, molto probabilmente ottavo posto. Avrebbe potuto fare qualcosa di più. Ha avuto due chance, ma non limpide, non nitide, per passare qui davanti. Ma non era facile, non era facile. E allora si deve accontentare dell'ottavo posto, con un quinto posto del compagno di squadra Lando. Quando Jules non va, almeno lui va, ma almeno Jules a punti ci va. Vedete un po' quello che vi dico? Quando loro fanno tempone alla fine, noi non possiamo fare nient'altro che restare qui a guardare. Finisce il 2021 con Jules che arriva in P8. Non è male, non è male. Quindi quarto posto nei costruttori, quantomeno confermato. E questa è una cosa importante, con Jules pilota del giorno. Su. E non dico altro. Attenzione, grazie mille per l'abbonamento. Con ovviamente Hamilton che rivince il mondiale qua. L'aveva già fatto sti donuts, se non vado errato. Ora è ufficiale. Abbiamo un nuovo vincitore del titolo mondiale. E non c'è Hamilton sul podio, l'ha persa all'ultimo giro, ragazzi. La Mercedes mette a segno un'altra vittoria e si assicura il titolo costruttori. Una grande dimostrazione di forza da parte del team. Bene Luca, finisce qui un altro fantastico weekend di corse. Grazie a tutti per averci seguito e arrivederci alla prossima. Che dire, ragazzi, quarto posto confermato anche nella classifica piloti, con un Daniel Ricciardo che stava arrivando, un Daniel Ricciardo che stava pesantemente arrivando, un Vettel che ha perso in due gran premi due posizioni da quarto a sesto e un Charles che incredibilmente riesce a mantenerla in P3, quella Ferrari, che comunque qui va molto bene. Che dire, ragazzi, sono contento di questo campionato, è stato un campionato veramente molto sofferto. Però ha dato i suoi frutti. Quarto posto di Jules non me lo sarei mai aspettato. E poi anche un quarto posto qui nei costruttori. Anche se purtroppo di oltre 30 punti. Due gran premi fa eravamo davanti alla Renault. E poi ha avuto un aumento di prestazioni incredibile. Veramente incredibile. Altro 1.040.000 quasi entrati in saccoccia. E abbiamo finito anche la stagione 2, ragazzi. Quindi tecnicamente questo vuol dire nuova livrea, vuol dire mercato piloti. Scherzavo, non posso. Fanculo. Cazzo, ma dai, ma sono arrivato quarto, raga, ce la facevo. Perché? Siamo arrivati a fine stagione, perché? Questo vuol dire che dobbiamo tenere... i piloti di sempre. Marketing livello 2. Va bene.
Attenzione. Che cazzo rilanci? Scusate il francesismo, perché siamo contro un team francese. Dunque, è uno, è due. E vai! Abbiamo Daniel Ricciardo, ragazzi. Abbiamo Daniel in Tatum. Sarà contenta Sharon, che adora Ricciardo. La mia ragazza Sharon. Mi dispiace per Lando, perché comunque. Però abbiamo trovato un altro pazzo. E inoltre abbiamo anche guadagnato un po' di soldi. 99! Raga, 99! Sto qua ci distrugge l'anno prossimo. Va bene. Va bene. Ok. Bisogna fare una liberata marra per Ricciardo, mi dicono su Twitch. E mi sa che faremo qualcosa di tamarro. Sì. Faremo qualcosa di veramente tamarro. Avanziamo con il tempo, così almeno abbiamo sicuramente Ricciardo. E siamo pronti anche per un'intervista, ragazzi. Daniel Ricciardo è conosciuto per essere un pilota forte che punta in alto. Forse nella tua scuderia riuscirà a vincere il tanto agognato titolo? Sì. Abbiamo solo 2 milioni, ma dobbiamo incassare il, diciamo, monte premi, comunque lo sponsor. Dunque, io direi di restare così. È troppo bella la livrea da fare. Però in live so che molti di voi stanno bramando la nuova livrea, il nuovo colore verde, il nuovo verde che comunque ci sarà della Tatum 3. Bene cari miei, spero che questa stagione vi sia piaciuta. Siamo arrivati a 2000 mi piace sotto ogni video della carriera stagione 2. Naturalmente, ovviamente, anche per la stagione 1. Chissà per la stagione 3 come sarà. Abbiamo iniziato un po' col botto, nel senso col doppio audio, i primi 2-3 appuntamenti della stagione 2. E credo che migliorerà la cosa nella stagione 3, non ci saranno questi problemi. Spero di ricevere in tempo qualche cosa carina che possa far fare un salto di qualità alla nostra Tatum, non solo livreisticamente parlando, ovviamente non si può dire, ma esteticamente parlando, e con Ricciardo, però qualcosa che sia di più, però non so nemmeno se effettivamente riuscirò ad avere subito le componenti che voglio. Arriverà anche il green screen, che ho già ordinato da tempo, e credo che da qualche parte lo metterò, magari cambierò ancora un po' postazione. Però, grazie a tutti i ragazzi qui su Twitch che mi hanno seguito. Eravate oltre 600, ora siete 500 persone. Grazie a tutti quelli che mi hanno seguito. E ora direi di terminare la stagione. E quindi, ciao ciao a tutti voi in chat e ciao ciao anche a questa Tatum. Ci vediamo per la stagione numero 3. Concludi stagione. Ciao ciao!